il rapporto con queste persone, hai fatto debuttare delle persone, ti è piaciuto poi, ancora da, già da, ancora di giovane, dare qualcosa ad altri. Ecco, che rapporto è stato con Romero, proprio fratello, Soavi, Lamberto Pave, via dicendo, che rapporti ci sono stati con lui? Rapporti bellissimi, se no non avrei fatto, non gli avrei prodotto i film, ho prodotto alcuni film che hanno avuto, hanno lanciato questi giovani che se no nessuno gli avrebbe fatto fare il regista. E li ho fatti debuttare, è stato bello vedere crescere queste. Anche io non volevo, non andavo spesso sul set, non suggerivo, perché io volevo che raccontassero il proprio intimo, cioè che ognuno raccontasse la propria personalità, mettesse in scena i propri sogni, i propri. Quindi io non volevo interferire in questo. E così aspettavo che loro, anche nei momenti difficili che non riuscivano ad andare avanti, che si impegnassero. E così è stato che ho fatto questi per alcuni anni, ho fatto questa factory di produzione che producevo i miei film e i film di altri. E producevo uno, due all'anno, un sacco di film. E poi appunto con Giorgio Romero ho fatto Zonco. Sì, è stato un bellissimo lavoro, una grande amicizia che è durata tanti anni. E anche John Carpenter, un'altra persona con cui ho questa grande amicizia che appunto dura da tantissimi anni. Poi tanti altri registi, Toby Hooper, che anche lui ha amicizia e stima. Poi anche William Friedkin, siamo molto amici e ci stimiamo a vicenda. Lui è molto intelligente, insomma, una vivacità, un'aggressività, insomma, un uomo stupendo. Tanto per dire Friedkin, Braccio violento della legge e Saluto l'esorcista, tema sul quale sta ritornando con un libro, se non sbaglio, Friedkin, a proposito dei suoi archetti. Io prima di dare la parola a loro ti vorrei chiedere, perché tu mi hai giustamente corretto, 5 film con Asia Argento. Asia, una delle due figlie, molto giovane, poi ha percorso la sua strada, ha realizzato dei film, è stata a dei festival e continua a essere anche lei innovativa, creativa, imprevedibile sotto tanti aspetti. Però quando si sceglie una propria figlia adolescente per un film, oltretutto in territorio, chiamiamolo, se amico straniero, in America se non sbaglio, il debutto, il lavoro con te. Allora, sotto questo aspetto, come l'hai visto il tuo rapporto, come hai vissuto questo tuo rapporto di padre e di regista con lei nel corso degli anni? So che c'è un legame molto forte, se ce ne vuoi parlare, se non è troppo privato. No, lei fin da bambina veniva sul set e si appassionava ai miei film, a quello che facevo, e quindi ha cominciato da bambina a capire come si faceva il cinema, e quindi quando poi abbiamo cominciato a lavorare insieme è stato molto naturale, perché già lei sapeva tutto, come si faceva, come bisognava fare. È stato molto, molto, molto naturale, molto semplice, senza tanti infingimenti. Faceva quello che andava fatto. È stato un bellissimo lavoro. Sì. Nel corso del tempo. Cosa guarda, questo è il momento per voi, tra pochissimi minuti, cosa guarda adesso Dario Argento? Nel senso che siamo invasi, non solo chiaramente possibilità di scaricare il streaming sui telefoni, ma nei network, nei TV, insomma, siamo invasi da serie televisive in cui il crime, il delitto o comunque il noir e anche l'horror sono, pensate a Walking Dead, insomma, no, sono veramente delle serie americane e anglo-americane veramente trionfanti, esorbitanti quasi. Ma a parte questo, che cosa guardi tu
con piacere adesso, in questo periodo della tua vita? Ma guardo quello che guardano tutti, quello che fanno questi film, queste serie, però non è che sono uno fisso che le guarda continuamente, no. Vedo ogni tanto qualche episodio, alcuni mi piacciono, altri non mi toccano proprio, però insomma Walking Dead per esempio è bello, interessante, altri di meno. Così vedo queste cose qui, queste serie televisive, sì, ma con un certo distrattamento, okay. Diciamo.